Appassionati di pugilato, benvenuti sulle nostre frequenze. Queste due meravigliose ragazze stanno discutendo sull'ordine per quanto riguarda l'esposizione del numero di round del match che vedrà salire sul ring tra qualche istante il portacolori dell'associazione pugilistica udinese Vlad Popescu, che affronta all'interno della riunione del 27esimo Memorial Mario Vecchiato al Palasport Benedetti il croato Luka Adamovic. Si tratta di un match tra Popescu e Adamovic che vede battersi due atleti categoria elite sui 60 kg. Vlad Popescu, ormai da anni sulla breccia, ormai da anni uno dei principali protagonisti della pugilistica udinese, contro questo Luka Adamovic che appare leggermente più alto di Vlad, quindi con una lunghezza di punti maggiore. I due pugili tra poco daranno vita al match. Sta per iniziare il primo round e questa è la ragazza bionda che ci mostra, grazie, primo round sul ring allestito al Palasport Manlio Benedetti, il tempio dello sport cittadino a Udine. In questo 27esimo Memorial Mario Vecchiato, classico appuntamento di tardo autunno, inizio inverno in casa della pugilistica udinese, un Memorial Mario Vecchiato che vedrà come match clou l'incontro dei medio massimi tra Nicola Ciriani e Titus Szabo, l'ungherese Titus Szabo. Il principale incontro tra i non professionisti è proprio questo che vede di fronte Vlad Popescu contro Luka Adamovic. Popescu in completo tenuto rosso con cintura bianca, Adamovic veste azzurra e scatta il primo round. Popescu prende il centro del ring, entrambi i pugili con guardia speculare. Popescu è dotato di tecnica importante e anche di buona mobilità, affinata assieme ai tecnici Calligaro, Duca e Zuliani alla palestra dedicata a Mario Vecchiato, lo stesso pugile udinese, uno dei miti della boxer friulana, a cui è dedicata lo spazio all'interno di questo impianto del Palasport Benedetti, in cui ormai la pugilistica udinese da decenni porta avanti la sua attività. Popescu, fase di studio, batte Adamovic con una serie di colpi che però non vanno a bersaglio, colpiscono solo di striscio il pugile rumeno, origine rumene della pugilistica udinese. Un Popescu con guardia più aperta, Adamovic si vede in maniera evidente più alto, quindi con lunghezza di colpi maggiore. Il gancio destro di Adamovic che Popescu schiva con grande velocità e anche con sapienza. Ancora una serie di colpi d'incontro, nessuno dei due pugili però ha piazzato pugni importanti. Ci prova ora Adamovic, Popescu di risposta. Anche il gancio sinistro di Popescu va fuori bersaglio e allora ogni tanto partono questi fendenti verso Adamovic, che pare essere più efficace sui colpi d'incontro. Popescu tiene al centro del ring, ancora non è entrato nella guardia del boxer croato. Con un colpo destro, montante destro di Popescu che poi schiva la risposta di Adamovic. Altro colpo d'incontro del croato che il pugile udinese incassa senza troppi problemi.
sono due pugili di più che discreta velocità e anche con buona potenza nei pugni. L'ambiente si sta riscaldando per l'incontro dei medio massimi tra Ciriani e Szabo, ma anche per l'incontro dei super medio tra Luca Esposito e Tamás Danko, altro ungherese. Subito dopo questo match tra Popescu e Adamovic ci sarà anche l'incontro tra Giacomo Fucci e Sipos Szabolcs, altro maggiaro nei pesi massimi. Finisce la prima ripresa, direi match sostanzialmente pari. Mi è piaciuto un po' di più Adamovic, ma poca cosa rispetto a Popescu. E adesso sale sul ring la ragazza mora per l'inizio del secondo round. In precedenza, nella match che valevano come sottoclou della riunione Memoria del Vecchiato, Manuel Rizzi, Francesco Paci, il trevisano Francesco Paci, ha battuto per KO tecnico la terza ripresa, con due piedi Manuel Rizzi. Poi Marco Ciardulli ha vinto per KO tecnico la seconda ripresa contro il sandonatese Federico Donadi. È finita in parità la partita tra il pordenonese Frau e il croato Ramon Ignic, mentre qui è iniziato il secondo round. Il cantierino Francesco Santa Croce dei Planet Fighters ha vinto per KO tecnico la seconda ripresa contro il croato Bežnik. E ora vediamo cosa combina Popescu, che ha iniziato in buona lena la secondo round, anche se Adamovic è sempre più, mi sembra quantomeno, più efficace nei colpi d'incontro. Popescu deve insistere per cercare di entrare nella guardia del croato. Ci prova ora Vlad senza riuscirci. Ancora un montante di Popescu, questo è andato a segno. Infatti Adamovic si è un po' scosso, adesso prova a insistere Vlad Popescu. I due pugili vengono separati dall'arbitro. Ancora una combinazione al volto di Popescu, che adesso ha preso in mano le redini dell'incontro. Gancio sinistro, poi un destro. Adamovic bada a difendersi, a vuoto questo gancio di Popescu. Reagisce il croato. Poi un altro montante di Popescu che fa partire una combinazione destro-sinistro proprio a vuoto. Poi Adamovic lega. I colpi hanno portato in vantaggio Popescu, ancora un sinistro al volto di Adamovic, che adesso si chiude in guardia, mentre Popescu avanza, un sinistro al volto, un altro, e Vlad convincente, aggressivo. Adesso Adamovic esce dalle corde con un destro d'incontro, poi una combinazione che Popescu, anche con fare sornione, incassa senza fastidi, e poi altri due colpi, sempre al volto. Molto meglio Vlad Popescu in questa seconda ripresa. Alto colpo sinistro al volto di Adamovic, ha una guardia scoperta in quella circostanza. È stato bravo Popescu a infilarsi, a trovare il pertugio giusto per scardinare la difesa del croato, che adesso è alle corde con Popescu stabilmente a centro ring. Alta combinazione, assiste Vlad. Vlad è più basso di Adamovic, quindi deve fare molta più attenzione quando fa partire colpi. Sinistro-destro, ancora un destro. Questo però non vale. Colpo con il polso da parte di Adamovic, infatti viene richiamato dall'arbitro. Si scalda anche il pubblico del Parabenedetti, arrivato a supportare Vlad Popescu. Due colpi completamente a vuoto di Adamovic, che è in difficoltà. È in difficoltà il croato. Deve approfittarne Vlad. Dice la seconda ripresa, decisamente appannaggio di Vlad Popescu al 27esimo Memorial Mario Vecchiato. Abbiamo
avuto modo di constatare come negli ultimi anni, sulla spinta sul lavoro della pugilistica udinese, del presidente Leo Zalateu, ma anche i suoi predecessori, fin dalla presenza della famiglia De Marchi ai vertici del sodalizio udinese, poi anche il presidente e poi Leo Zalateu, la pugilistica udinese ha ritrovato smalto, ottimi numeri di frequenza in palestra, giovani di più che discreto interesse, soprattutto una primavera di attenzione per la box, intesa non solamente come disciplina sportiva ma anche come opportunità di mantenimento della forma fisica, e oltre che per gli appassionati un divertimento impareggiabile. Stiamo sul ring con Vlad Popescu in divisa rossa con cintura bianca contro Luka Adamovic, croato, divisa completamente azzurra. L'arbitro invita i due pugili a evitare i colpi con il polso. Vlad Popescu è in vantaggio ai punti, ha vinto decisamente la seconda ripresa dopo un primo round sostanzialmente in parità. Altro colpo a vuoto di Adamovic, poi indietreggia Vlad per scansare i colpi dell'avversario croato. Ancora Popescu, ancora combinazione, sinistro destro. Un colpo di Popescu al volto, un gancio sinistro, non male. Adamovic è in difficoltà ancora. Vlad Popescu prova a entrargli nella guardia, ma una fondata poco efficace. Adesso quasi spavaldo il portacolori della pugilistica udinese, addirittura con guardia completamente aperta, invitando Adamovic all'attacco per provare ad agire in contropiede o con colpi d'incontro che possano fiaccare la resistenza del croato. Lega Adamovic, Popescu non gradisce, interviene l'arbitro. Questa terza ripresa, ancora un montante di Popescu, 1-2 al volto, schiva Adamovic, poi una combinazione del croato che Popescu incassa senza fastidi, provando a evitare i suoi colpi. L'arbitro invita Vlad a restare in posizione retta, poi un destro al volto di Adamovic mette alle corde il croato. Questo l'ha sentito, colpo eccezionale da parte di Popescu che adesso insiste, sente l'odore del sangue, azzanna la giugulare Luka Adamovic. Ancora Popescu, un destro poi un sinistro e ancora un destro al volto. Anche questa ripresa, direi, fino a questo punto appannaggio di Vlad Popescu, che si fa partire un jab, un sinistro al volto, poi combinazione dalla quale prova a sfuggire Adamovic. Finisce la terza ripresa, finisce anche il match tra i due, direi, considerando i colpi portati e considerando l'efficacia dei pugni anche dall'angolo udinese. Gianluca Calligaro, il suo staff sono decisamente contenti con Vlad Popescu per la prestazione del pugile di origine rumena, un po' del colore della pugilistica udinese. L'arbitro va a raccogliere i cartellini dei giudici, attendiamo il verdetto con i due atleti si portano al centro del ring. Sta per essere letto il verdetto, le ragazze che salgono a consegnare le medaglie. Vittoria ai punti, che è andata un po' a
definire il vincitore, ma credo che non ci possano essere tanti dubbi. Si tratta di una vittoria ai punti dopo tre riprese, categoria Elite sui 60 kg. Ah, si attendeva la medaglia, è chiaro, anche per una questione di cerimoniale da rispettare. E allora, pizzico di suspense, ma neanche troppa, perché Vlad Popescu è giustamente e ovviamente dichiarato vincitore di questo match contro Luka Adamovic. Ancora pugili friulani o di scuola friulana protagonisti al 27esimo Memorial Mario Vecchiato di Pugilato. Nella precedente riunione, nel precedente match, abbiamo salutato la vittoria ai punti netta di Vlad Popescu contro Luka Adamovic nel match che vedeva sul ring i pugili categoria Elite sui 60 kg. Poi tra i professionisti, Giacomo Fucci ha vinto per KO la prima ripresa contro Sipos Stables, match da pesi massimi, e ora sta per salire sul ring Luka Esposito, pugile di Passons di Pagian di Prato, con fratello d'arte, fratello di quel Samuele Esposito, campione italiano anche dei pesi medi. Un Luka Esposito che è alla sua mai neo pro, ha già esperienza, un Luka Esposito che in carriera da neo professionista ha collezionato tre vittorie, allievo di Franco Giuliani al Fearless Boxing Team di Codroipo. Luka Esposito ora si sta allenando con la pugilistica udinese e se la vedrà questa sera al Memorial Vecchiato contro un pugile ungherese, Tamás Danko. Tamás Danko, piuttosto esperto boxer magiaro, che affronta Luka Esposito, un Luka Esposito che è stato anche da dilettante campione italiano dei pesi medi, pugile di grande tecnica individuale, potenza nei pugni. Adesso è salito nella categoria dei super medi e se la vedrà sulla distanza delle sei riprese da 3 minuti l'una contro Tamás Danko, come già prima per Popescu. Anche Esposito è più basso dell'avversario, rende qualche centimetro in altezza. La lunghezza dei pugni però mi sembra abbastanza similare. Esposito ha dinamismo, parte ora la prima ripresa, ha dinamismo, ha potenza nei pugni, la guardia è speculare per entrambi, molto serrata la guardia di Esposito, un po' più aperto quella di Danko. Esposito a centro ring, protagonista di un avvio volitivo, l'allievo di Massimo Marchetto e di Alessandro Giuliani al Fearless Boxing Team di Codroipo, dotato di un destro micidiale, per cui mi aspetto che prima o poi possa esplodere il suo colpo migliore. Ora attenta con i pugni d'incontro per tenere lontano il pugile masaro, ma anche provando a
invitarlo a farsi avanti. Ecco, il primo destro di Esposito non è andato a segno. Assiste ancora un destro che è arrivato a colpire Danco senza però offendere il Magiaro, che risponde con un jab sinistro entrato nella guardia del pugile di Passions, che adesso avanza con un destro, prova a uscire dalle corde Danco, ma il colpo d'incontro di Esposito lo costringe di nuovo alle corde ed eccolo 1-2 di Esposito. Un po' più mobile Danco, ma penso che sia anche una necessità quella del pugile del Mazzaro, muoversi per evitare i colpi potenti di Luca Esposito. Gancio sinistro debole, poi ancora una combinazione sinistro-destro e poi un sinistro dentro la guardia del Mazzaro, che ancora non ha portato alcun colpo a offendere Esposito. Sinistro parato ancora, sinistro destro di Esposito, che almeno ai punti sta già guadagnando la prima ripresa. Prova a reagire Danco, ma Esposito non si lascia sorprendere. Qua è successo poco in questo primo round. Chissà se adesso in chiusura proprio di prima ripresa ci sarà qualche fuoco d'artificio, qualche scoppiettante opportunità di vedere spettacolo. Si muove Danco, Esposito non ha ancora trovato il pertugio giusto, studia l'avversario. Con un gancio debole. E all'angolo Danco, combinazione di Esposito che finalmente entra nella guardia dell'avversario. Finisce qui la prima ripresa, direi molto 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 bene Luca Esposito, soprattutto nella fase finale. La sua combinazione di colpi è riuscita a scardinare la guardia di Tamás Danco. Per iniziare la seconda ripresa con Luca Esposito già in vantaggio rispetto all'avversario. Alla Sport Benedetti, arrivato in massa questa sera nel pianto cittadino, nel cuore, nella culla dello sport udinese. Lo vedete anche inquadrato nella nostra telecamera, la riunione che vedrà il match crew, Nicola Ciriani e l'ungherese. Seconda ripresa, second round. Titus Szabo, il match tra Medio Massimi come match clou, ma concentrati ora sul match di Luca Esposito che sta dando spettacolo. Ha finito molto bene la prima ripresa, vediamo ora come si comporta nella seconda ripresa Luca, che partire un destro che entra nella guardia dell'avversario ungherese Tamás Danko. Esposito calzoncini bianchi con cintura rossa, Danko calzoncini neri con cintura bianca. Ancora Esposito, serie di colpi al volto, ma si protegge il Magiaro. Mi pare di aver capito che comunque Esposito ha trovato il modo di scaldinare la guardia dell'avversario, si tratta solo di capire quale sia il momento giusto per affondare la propria potenza, i propri colpi, i propri pugni. Danco lo sa e difatti gira al largo. Esposito mantiene il centro del ring e poi ancora una combinazione sinistro-destro che mette un po' in difficoltà Danco, alto montante destro, segno, e adesso è Esposito contro Danco, è più un punch ball che un pugile adesso l'avversario dell'atleta di Passons. Reagisce Danco ma non c'è verso, Esposito gli nega la fondata e poi un gancio destro, poi una combinazione, Danco barcolla ma resta in piedi e allora Esposito insiste e fino al punto in cui Danco deve mettere il ginocchio a terra, deve mettere il ginocchio a terra e contatto l'ungherese, pare non farcela, non ce la fa Tamás Danco e allora vince Luca
Esposito, convincente, solido, spettacolare Luca Esposito. Fa congratularsi anche con l'avversario nonostante tutto. E poi si porta al proprio angolo dove Gianluca Calligaro e i ragazzi dello staff della pugilistica udinese si congratulano con lui. Un Luca Esposito che ha dimostrato di essere in forma eccezionale. I suoi colpi è salito di frequenza da metà della prima ripresa in avanti Esposito, e poi con grande sagacia ha atteso il momento giusto a metà della seconda ripresa per insistere, per affondare una combinazione che ha mandato alle corde Tamás Danko fino al punto in cui l'ungherese mettere il ginocchio a terra, non riuscire a alzarsi, tanto che l'altro ha dichiarato il KO tecnico. E quindi, come già Popescu vittorioso, come già Fucci il KO, anche Luca vince per KO alla seconda ripresa e sale sul ring un mito del pugilato friulano, Alfredo Vogrig, uno che di grandi imprese sul ring ne ha vissute parecchie, ex professionista. Sarà lui a premiare i due pugili Luca Esposito e Tamás Danko, che hanno dato vita a questo secondo match per la categoria dei supermedi, vinto da Luca Esposito per KO tecnico alla seconda ripresa. Adesso solita suspense, un pizzico di cerimoniale, ma gli applausi sono tutti per Luca Esposito, che fa anche un cenno alla nostra telecamera e va a prendersi l'applauso del suo pubblico, la Palasport Benedetto. Un abbraccio tra i due. E poi per lei sul ring con Esposito, che va a congratularsi anche con l'angolo di Tamás Danko. Al collo da niente meno che Alfredo Vogrig la medaglia di partecipazione a questo 27esimo Memorial Mario Vecchiato, che ha apparecchiato la tavola per lo spettacolo che vedrà salire, che vedrà offrire a un po' Nicola Civiani nel match club di questa riunione, come solito con grande entusiasmo, con grande precisione dagli amici della pugilistica udinese. E adesso anche il saluto a Esposito Junior, una bellissima famiglia quella di Luca, appassionati. Saluta il suo pubblico, la sua famiglia. Luca Esposito, come si vuole, è fratello d'arte, suo fratello Samuel è uno dei principali e migliori pugili italiani nella categoria dei pesi medi, e anche lui, anche Luca, da Neoplo sta confermando le sue abilità e il suo talento. E dunque dal Palasport Benedetti per ora è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al match tra Nicola Civiani e l'ungherese Szabo nella categoria dei medio massimo. We'll be right back.